Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia carriera. Siamo giunti al 29esimo episodio. Nello scorso dissi che speravo di non far passare 2 mesi prima di portarvene un altro. In realtà, se facciamo i conti matematici, 2 mesi non sono passati, perché l'ultimo episodio, il 28, l'ho registrato, cioè l'ho pubblicato, scusate, il 26 di luglio. Oggi che sto registrando è martedì 22, questo episodio lo vedrete giovedì 24, e quindi più o meno ci siamo a 2 mesi. E mi scuso se non riesco a portarvelo più spesso, ma come ben sapete la carriera è un format di video extra, diciamo, da tutti quelli degli altri che faccio, le presentazioni, video reali, cap view, eccetera eccetera, e quindi diciamo ve la porto quando ho un po' di tempo morto, un po' di buco, un po' di tempo appunto per registrare, fare, brigare, e quindi portate pazienza. Ridico, spero che non passino altri 2 mesi per portarvi il 30esimo episodio e basta. Comunque, allora ragazzi, io come sempre sono andato un po' avanti con i lavori, ho fatto un po' di cose, quindi vi faccio un piccolissimo riassunto di quanto fatto. E allora, nello scorso ci eravamo lasciati che stavo finendo di trebbiare, dovevo preparare terreni, seminare, fare, eccetera. Allora, il 17 che era soia, appunto, l'ho finito di trebbiare, mi ha reso 26.776. Dopodiché, per quanto riguarda i campi, il 18, l'11 e il 13, che erano incolti, anche il 10, che erano incolti, ho fatto la solita passata con la Holmer e il Vibro. Dopodiché, nel primo stadio di crescita, non sono passato col distributore a calate, ma sono passato con l'irroratrice, quindi fertilizzante chimico, come ho detto più di una volta, faccio un po' un misto così, giusto per non adoperare sempre digestato, e basta. Ho seminato orzo per appunto fare un po' di scorta per la paglia, che andrò ovviamente a pelletizzare per fare una scorta di pellet. Come ben sapete, l'orzo è la coltura che a parità, diciamo, a ettaro rende molta più paglia, quindi è per questo che ho seminato orzo. Dopodiché il 12 è stato fatto mais, e ho mandato un po' avanti anche la tempistica di crescita, adesso è in fase verde, fase cerosa, che si può appunto trinciare. In farmi non cambia niente, trinciarlo da secco, trinciarlo a verde non cambia niente, però appunto è così. Quindi il 10 ho messo soia e basta, per il resto non ho fatto altro. Ho venduto appunto i maiali, sì, non ho fatto altro per quanto riguarda i campi, il 21 qua è rimasto incolto e ok. Dicevo, ho venduto i maiali, ho fatto 4 carichi, quindi 48 maiali, 48.000 euro. Ho venduto tutto il cippato, che mi ha reso 261.000 euro. L'ho bruciato tutto quanto, perché appunto ormai era là da tempo, stava diventando marcio, e insomma ho venduto tutto quanto. Dopodiché ho trinciato anche i pioppi, questi qui, che poi andiamo un attimo a vedere, vi dico un po' le rese e tutto, e ho iniziato anche le trebbiature. Ho iniziato il 18, questo qui d'orzo appunto mi ha reso 37.700, questo qui, vedete già la paglia, e poi ho trebbiato anche l'11, questo qua, che mi ha reso 39.951. Non ho venduto niente ragazzi, non ho venduto nessuna coltura, ho ancora tutti i silos come erano, e basta. Dicevo cosa stavo dicendo prima del cippato, ok, ve l'ho detto che ve l'ho venduta, sì, dei pioppi, che li ho trinciati, ho noleggiato la trincia come sempre, ho speso 20.000 euro tra la barra e la New Holland, e poi adesso vedrò di infoltire un po' il nostro campo, quindi seminare, piantare anche in mezzo qui alla fila dove vedete vuoto. Adesso vedrò di prendermi un attimo la trapiantatrice, fare vedere cosa riesco, quanti valanne riesco a fare. Come resa, più o meno sui 100.000, più o meno, non ho venduto niente, ho stoccato tutto qui,
E basta, questo è il risultato. Dopodiché, un attimo, un altro discorso, poi partiamo su quello che sarà incentrato l'episodio, che penso si sia già capito la copertina. Qua sono a secco di patate e quasi a secco di barbabietole, quindi penso che prossimamente, adesso appena avrò liberato i campi qui dalla paglia, eccetera, mi dedicherò un attimo ai tuberi, quindi farò un po' una campagna di bietole e una campagna di patate, perché devo fare un po' di scorta e mannaggia me che non ho neanche lasciato un po' di patate per riempire la trapiantatrice, ma comunque va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, ragazzi, oggi cosa faremo? Oggi, come vi avevo già preannunciato nella presentazione degli SLH di Ago del primo pack, avrei comprato il Titan 190 e così oggi sarà. Voglio dare un po' di italianità alla mia carriera, già ce n'è un pochino con qualche attrezzatura, però mi serviva un bel mezzo e ho voluto anche abbinare lo spandiletame, appunto prenderò anche il Vaschieri. E lo userò così perché ci sta, non c'è un perché, è una cosa che devo fare anche se sono già a posto per il letame, perché appunto abbiamo comprato l'Anaburger per la Holmer, eccetera. Però è una cosa, è un onor di patria che voglio fare, voglio avere nella mia carriera, è uno sfizio che mi voglio togliere. E ok, comunque oggi sì, andremo anche a vedere un po' il letame. Passeremo sul campo 17, l'ex soia, che così andrò a vedere anche un po' come saranno i consumi di letame. Cioè, non lo completerò in questo episodio, però appunto voglio finire il campo e rendermi conto effettivamente quanto consumo c'è di letame e basta, perché i maiali lì ne ho per 120.000 più o meno. E così un attimo a farmi due conti. A proposito di maiali animali, andiamo a vedere un attimino come siamo presi. Qua abbiamo un po' scarsità d'acqua, mais siamo quasi a zero, frumento orzo è così e basta. Quindi io direi che possiamo andare a prendere un po' d'acqua, fare un po' di paglia. Andiamo a prendere un po' di paglia, e sono appunto per fargli fare letame e basta. Comunque di letame abbiamo 123.000. Sì, sembra tanto, ma ragazzi, in realtà non è tanto. Cavalli siamo al 75%, sono abbastanza a posto, quindi ok, perfetto. Allora, io direi, ragazzi, di cingerci all'acquisto. Andiamo in fondo, eccolo qua, il mio caro Titan. Allora, allestiamolo subito come piace a me. Cerchi panna, serie, ovviamente questa qui è la prima serie con scarico centrale rigorosamente. Gommatura Michelin Agri-Bib 2, che è quella che a me piace di più, quindi lasciamo così. Parafanghi così. Configurazione ruota, lasciamo lo stesso. Fianchi cofano, li lasciamo su. Climatizzazione, li lasciamo su. Suono motore, mettiamo la Gearshift Sound, che è stato fatto l'update anche su questo pack qui, che vi avevo accennato che cos'è sta roba qua, l'opzione nel video del secondo pack di SLH. Configurazione motore, ovviamente Titan 190. E ci manca da sistemarci l'aggancio, sì, insomma il sollevatore frontale. Mettiamo su quello ripiegabile e basta. Anzi, doppio lampeggiante. È perfetto. Il nostro bel 190 è pronto e acquistiamo. Boh, ok. Poi ci serve, ragazzi, la zavorra SLH, quella da 6 quintali. Ok, andiamo a prenderla subito qua. E poi andiamo a comprarci il nostro bel Vaschieri. Ma se voglio concedermi questo sfizio, mettiamo il tre assi, Michelin, gommatura, questa qui un po' più stretta, cerchi, mettiamo quelli grigi, eccolo qua, pronto, perfetto, buonos. Via, bene. Allora, ci sono rimasti 554.000 euro che non staranno tanto a finire, perché come vi avevo già predetto devo acquistare l'Oxerion. Devo acquistare una dischiera grande, dovrò acquistare la Premos e quindi non staranno tanto a partire. Allora, andiamo al nostro store, eccolo qua, ragazzi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma pff,
Poi sta attaccata col Vaschieri come avevo fatto nella presentazione, cioè è una roba veramente epica. Cioè io ancora, cioè non so quella volta che Ago me li ha passati, mi ha detto che li avrebbe pubblicati, ragazzi, sarebbe, cioè è stata, io veramente non volevo crederci perché tutti li aspettavamo, tutti li volevamo e ce li ha donati e ragazzi che modo, che roba che... È veramente, mamma mia, basta se no mi metto qua a mezz'ora un'altra volta. Quindi io ho anche il Simple IC già all'interno, io potrei anche sì aprirmi questo qui dietro, così ci godiamo bene il sound. Dovrei anche spostarmi la regolazione del sedile, quindi mettiamo subito già tutta indietro, buon perfetto. E ok, accendiamo la bestia, agganciamo la zavorra. Adesso io userò solo questo in carriera, mettetelo via. No, vabbè, adesso lanciamo lo spandilettame. Lo portiamo in farm e poi andiamo a prendere un po' d'acqua, sempre col Titan, per i nostri maialozzi. Poi andiamo a prendere anche un po' di paglia, sempre col Titan, quindi lo usiamo un pochino subito. E poi riempiamo lo spandilettame e andiamo in campo. Dopodiché, in questo episodio andremo a vendere anche un po' di pastone, anzi, dovrò venderlo tutto e poi quando andremo di là, ragazzi, vi spiego perché è successo un po' un casino, un inghippo con la straw harvest e col pellet. Poi appunto vi spiego cos'è successo, non è colpa mia, ma è colpa del gioco, vabbè, poi vi spiego un attimo cos'è successo e basta. Poi sì, la soluzione c'è, però appunto devo un attimo farla, metterla in atto e basta. Ho preso paura quando ho visto il casino, ho detto mamma mia, adesso cos'è successo qua? Ok, quindi il nostro letame è di qua, lasciamo il Vaschieri qua. Boh, e poi veniamo qua col Manitou e lo carichiamo. Là, perfetto. Allora, facciamo il giro, andiamo a prendere la botte nell'acqua. Ah, ragazzi, comunque mi scuso, perdonatemi se in questo periodo sono un po' assente con i video, cioè ho fatto quelle presentazioni, preview, eccetera, che ho potuto fare. Che dovevo fare, ma sono rimasto un po' assente con i video reali. Ma sapete che questo periodo per me è periodo di vendemmia, cioè adesso che l'ho finito tutto quanto, quindi sono libero. E fatalità, adesso che sono libero, ho finito tutto, il tempo si è rotto e sta iniziando a piovere, ha messo pioggia brutto e quindi sono fregato un'altra volta. Per i video reali dovrete aspettare tempi migliori perché. Mi scuso, ma io, sì, mi ripeto, quando sono in vendemmia non ho tempo di fare altro, perdonatemi perché veramente non riesco a muovermi da casa e basta. Quindi portate pazienza. Farming per me è facile, insomma, sono a casa, sono sul computer, mi metto là quella mezz'ora, mezz'oretta, un'oretta e vi riesco a portare un video reali. Impiegano molto più tempo, devo organizzare il giorno, dove, chi, cosa, come, devo spostarmi in auto, andare di qua, di là, quindi ci vuole tempo. Adesso qua ci siamo un po' incagnati. Niente paura. Che motore, ragazzi. Il battesimo del fuoco, ragazzi, dei trattori è portare su la botte d'acqua da salita qua, che veramente, come ho detto sull'altro episodio, sembra sia fatta di piombo sta acqua. Cioè, ragazzi, 7.300, non è che sia tantissimo, però l'acqua ha un peso specifico mostruoso in farming. E così, e così. E basta. Allora, facciamo un giro qua. Diamo un po' d'acqua. Sì, adesso ripeto, i maiali lì tra virgolette accantono un po', cioè adesso non è che devo farli morire, però insomma sì, voglio dedicarmi un attimo ad altre cose. Ho iniziato, sì, l'trebbiatura qua c'è già la S pronta nel campo, nel mezzo 13, però non credo di riuscire a trebbiare in questo episodio. In ogni caso lascio qui e poi ovviamente vi dirò la resa nel prossimo. Sono anche ormai scarso di trinciato, quindi adesso vedrò cosa fare un attimo.
se appunto destinare quel pezzo là al 12, fare secco e fare appunto scorta per il pastone e poi fare una manche, chiamiamola così, tutto di trinciato, anche perché ho la terza trincea stavolta. La scorsa volta avevo fatto, mi pare, sui 300-400 mila a trincea, quindi circa sugli 800 mila, e adesso con la terza, 4-8-12, mi servirà 1.200.000 mila circa di roba, e quindi sì, dovrò seminarne un bel po', comunque vedremo strada facendo. Qua carichiamo la paglia, penso che metà rimorchio dovrebbe bastare circa, sì dai, 12.000 dovrebbe essere sufficiente. Allora, qua facciamo un giro così. Subito, ragazzi, col Titan tutto fare. Che mezzo, ragazzi. Allora, scarichiamo. Cavalli dovrebbero essere già abbastanza a posto, quindi posso lasciarli lì. Vediamo, in teoria dovrebbe bastare. Sì, dai, boh. Quanto ne ho? 3.000? Beh, posso, sì, dai, sgancio qua il rimorchio, che poi quando passa il tempo vengo qui e scarico tutto, poi lo riporto di là. Agganciamo al Vaschieri, mettiamolo già qua pronto alla partenza. Là. Perfetto, lasciamo acceso, andiamo a prendere il nostro Manitou. Andiamo di qua, facciamo il giro. Eccolo qui, pronto. Saliamo dal lato giusto. Oh, ragazzi, un attimo, sì. Quando accendo Farming guardo un po' le mod e tutto quanto. Ho addocchiato degli edifici posizionabili della Global Company per quanto riguarda le mucche, le stalle. Ho visto che sono usciti quelli con i robot di alimentazione automatici, c'è quello con il GEA e poi c'è anche quello con la Triolet. Io ho provato a scaricarli giusto un attimo per darci un occhio, vedere un po' come erano strutturati. Ho visto che sono praticamente due mod separate, cioè sono, la mod è una, però sono due edifici separati, nel senso che c'è la stalla da posizionare e poi c'è il blocco del robot da mettere a parte. A parte che la stalla, scusate il gioco di parole, è davvero abnorme, cioè io qua nella farm, ragazzi, sono riuscito a posizionarla solamente, ovviamente così per provare, solo nel campo 11, quello che vedete lì fatto trebbiato. Qua attorno non sono riuscito a posizionare da nessuna parte la stalla perché non mi lasciava, mi diceva che non si poteva modificare il terreno, poi faceva tanto confine con i terreni vicini che non erano miei, quindi non potevo posizionarci, perché io volevo tipo metterla qui a sinistra, no? Vicino, fare tutta una zona di animali e senza andare di qua di là e basta. Comunque, a parte questo, devo ancora ben capire appunto come posizionare il robot, dove si mette, perché non è che quando selezionate il robot vi dice di posizionarlo di qua o di là, cioè praticamente è libero, nel senso, cioè, ho visto che c'è anche tipo una guida dove scorre il bunker, quello mobile, no? Che riempie la roba, poi passa nella mangiatoia. Però devo ancora ben capire come funziona tutto quanto. Se qualcuno ce l'ha già provata, se per favore magari me lo fa sapere o mi dà qualche dritta, me lo scrive in un commento, sarei grato. Altrimenti mi arrangio io, me lo guardo un po' come funziona. È tutto, tanto fa parte anche del mio mestiere fare i test delle mod, quindi sarebbe come fare la normalità e basta. Questo per dire che appunto era una cosa così che stavo guardando io per guardare, tanto magari ipoteticamente per un futuro fare una competenza agli animali, però insomma è una roba un attimo così, tanto per, e basta. Allora, qua in teoria l'ultima bennata, siamo a posto. Sì, adesso appunto faccio una prova, ragazzi, faccio tutto il campo come vi ho detto prima, vedo quanta roba mi va via e così faccio due conti per quanto me ne ci vorrebbe per fare un po' tutti i campi, però ce ne vuole veramente tanto. Siamo pieni e qua
Quanto siamo? 89%? Ci sta ancora, eh? Boh, vabbè, facciamo l'ultimo giro, in teoria dovremmo farcela. Eccoci qua, buenos, perfetto, lasciamo qua le mani tu. E sto manovra con braccio alto, attenzione. Ok, allora prima di andare un attimo in campo, ragazzi, volevo fare una. Devo spendere due minuti per mostrarvi una mod che avete già visto nel video preview del Super Titan, il Rallato Viberty. Questa è una mod, ragazzi, che non vi ho presentato perché non ho avuto tempo, ma avrei voluto. Questo è un rimorchio rallato che è stato creato da un ragazzo qui della zona, che saluto e ringrazio per la mod, che appunto ha riprodotto questo rallato, appunto, che è di proprietà di un terzista della nostra zona, e basta. È stata la sua prima mod, non è, diciamo, un modder che, diciamo, di professione. Lo ha creato, lo ha costruito, fatto così, proprio letteralmente per gioco, e basta. Comunque è stata la sua prima mod, e veramente ha fatto un bel lavoro, appunto, ha anche riprodotto uno stile di rimorchi che è veramente proprio della nostra zona, e qua ce ne sono veramente tantissimi. È un rallato, chiamiamolo artigianale, una vasca su pianale Viberty. E basta. Comunque la mod è molto semplice, l'avete anche già vista, avete un po' visto tutto quanto. L'unica funzione che ha è la possibilità di alzare la sponda anteriore, questo qui per quando si fa le strade nel trinciato, e ha la possibilità di cambiare i cerchi, si passa dai vecchi Trilex a diciamo i cerchi nuovi, quelli perforati normali. Ecco qua, vedete qua il cerchio sul gemellato e il cerchio sull'asse singolo, sulla ruota singola, come un camion normale, insomma. E basta, questo è quanto. Una bella mod, adesso vedremo se prossimamente magari lo inserisco così nella carriera per far trinciato, perché appunto il terzista che ha questo rimorchio qui aveva il Titan 190, quindi possiamo fare proprio la coppiata sua. E basta, niente, volevo un attimo spendere due minuti per questa mod e bon, ok, perché ho visto che tanti non, cioè quando avevo messo la foto eccetera, tanti chiedevano, e anche quando ho messo il preview tanti non lo conoscevano, quindi appunto ve l'ho un attimo fatto così conoscere velocemente. Bene, andiamo in campo con il nostro Vaschieri. E anche questa attaccata qui, ragazzi, parliamone, è la stessa che avevo messo sulla presentazione del primo pack, cioè è irresistibile. Anche così, per dare un po' di italianità alla carriera, ci voleva, ragazzi, perdonatemi, anche se ho buttato via 80-100 mila euro, quelli che sono, ma mai soldi spesi meglio, veramente. Ok, allora qua avete già la paglia pronta. Prossimo acquisto, ragazzi, Xerion, e pensavo di andare già direttamente con la dischiera. Andiamo a prendere la Horse, quella da 12 metri. Voglio dare la precedenza prima all'attrezzo, perché nello scorso episodio avevo anche un attimo parlato cioè, ragazzi, qua barcolla ma non molla. Vi ho detto che avrei voluto acquistare anche un po' di terreni eccetera, ne ho visto uno adesso qua, scusate ragazzi le manovre, ma per forza di cose. Ne avevo adocchiato uno lì dietro, comodo, che è dietro al 10, che sarebbe il campo 7, che poi andiamo a vedere, che però cioè avrebbe anche già le bietole seminate, e quindi sarebbe veramente comodo, però il problema è il costo, perché è mezzo milione di euro, e insomma adesso per il momento, scusate, cioè non apro, non viene fuori niente. Sì, sono 503-504 mila euro, insomma sono parecchi soldi, adesso abbiamo appunto altre spese da affrontare. E quindi per quanto riguarda semine eccetera di bietole userò i campi che ho al momento, e quindi le spese per i terreni avverranno in futuro. Ok, qua andiamo via.
utilizziamo questo campo prova per vedere un po' la resa, cioè scusate la resa, tanto l'entame ci va via. Adesso qua con quello a spandimento laterale dobbiamo fare il giro ogni volta, quindi dobbiamo tornare indietro. Cioè guardate che roba, guardate che roba ragazzi. Veramente, veramente lo voglio dire, ridire, non voglio essere petulante, ma ragazzi Ago ci ha fatto davvero un regalo che non mi sarei mai e poi mai aspettato. Io ero là che pensavo, ho detto sti qua non verranno mai pubblicati, non li avremo mai, perché appunto non li avevo nemmeno io, non li ho mai avuti nemmeno io fino a 10 giorni prima dell'uscita, diciamo, dell'uscita ufficiale su Modab, e quindi avevo perso le speranze. Però cioè veramente avere moto del genere ragazzi e poter cioè, ce le ha fatte, le sta facendo godere, è una roba veramente, ci ha fatto un regalo non da poco. Qua lo spandimento ragazzi è regolato a 12 metri di larghezza. Sì, poi vi ripeto appunto, so che apprezzate tanto la carriera, so che me la chiedete, so che vi piace come format, però appunto, cioè il problema più che altro non è registrare, il problema per me è mandarla avanti, perché voi vedete questa mezz'ora, questi 40 minuti di video, però come vi ho già detto più di una volta, in realtà a me mi ci vogliono 5 ore, 4, 5, 6 ore per portarvi un altro episodio, quindi il problema più grosso per me di tempistica non è più che altro registrare l'episodio, ma è prepararlo, cioè arrivare al punto della registrazione, portare avanti i lavori, fare tutto quanto, cioè quello che a me impiega tanto tempo, capite? Questo è il discorso. Le presentazioni normali ci metto poco, perché una volta che metti dentro la mod eccetera gliel'ho già testata, cioè nel senso schiaccio rec quei 20 minuti e buon posto, finito. Però sì, la carriera è un po' più complessa da portare avanti, quindi portate pazienza, io cerco di fare il possibile. È così, allora. Qua vediamo quanto, sì, dovremmo riuscire ad arrivare in fondo forse. Cioè non ho fatto dei test ragazzi, sto facendo proprio buona la prima, cioè è la prima volta che vedo il lavoro e tutto, vedere quanta roba va via. Vediamo. Allora, questo ha il vaschiere alla portata di 20.000 e abbiamo fatto un terzo neanche del campo, e quindi ci vorrà un bel po' di roba, sarà sui 60, 70.000 secondo me, 70, sì, secondo me 72, vediamo, facciamo il conto un attimo. Allora 2, 4, 6, oh, sì, ci vorranno anche 80, quindi vedete ragazzi 80.000 per fare un campo solo, a parte che è abbastanza grande, però vedete che il consumo di letame non è poco. E quindi ne abbiamo 120.000, tolti i 20.000 che abbiamo caricato adesso, ce ne resta 100.000, cioè riusciamo a fare un appezzamento proprio veloce, cioè nel senso, E quindi come dicevo l'utilizzo e letame ragazzi veramente ce ne vuole uno sproposito per andare avanti con quello. Comunque va bene dai, qua quanto ne abbiamo? 11, beh facciamo così, lasciamo, torniamo in farm, lo riportiamo di là che poi io vado avanti con le mie cose. Che poi comunque lo devo finire, poi penso passerò con la dischiera
penso che appunto prenderò, come ho detto prima, la Horse 12 metri e credo che il Tiger, quello a 6 metri, il preparatore che ho, credo lo venderò, perché appunto la dischiera adesso la passerò sopra le tame e dopo per il resto di solito io, ragazzi, ormai come preparatore uso la Holmer col vibro, quindi il preparatore mi serve da ben poco, quello lui da solo, cioè proprio potrebbe servire sporadicamente, ma ormai secondo me è anche un po' assurdo tenere preparatore di schiera, a parte che in farming non cambia una teca, cioè in realtà cambia, però qui in farming usare uno usare l'altro non cambia, allora teniamo uno che va bene per tutto e buon. Questo era un attimo il mio ragionamento. Ok ragazzi, mettiamolo qua in bella vista, che così chi passa vede due re, il primo è quello lì a sinistra e il secondo è quello dove sono salito adesso. aspettate un attimo ragazzi, che devo fare una cosa da tanto che non lo faccio. Un attimo che annuso un po' l'Ethernet all'interno. Ragazzi, però rimane sempre lui, rimane sempre lui. Mamma mia, scusate un secondo che voglio fare una cosa. Cioè, ma cosa volete di più della vita? Ma cosa volete di più? Ma se potessi usarli in... Cioè, guardate che... Aiuto, aiuto. Comunque, boh, ok, perfetto. Allora, con le tame abbiamo finito, ragazzi. E basta. Allora, andiamo un attimo qui dietro dal biogas, che vi voglio spiegare cosa mi è successo, che avevo un attimo accennato prima, cosa è successo con il pellet e il pastone, il CCM. Praticamente mi sono accorto che io stavo per andare a vendere un po' di pastone, e cosa mi è successo? Mi sono trovato che praticamente la trincea da CCM si è trasformata completamente in pellet di paglia, cioè praticamente tutto questo pastone era diventato pellet di paglia. Ho detto, ma cosa è successo di qua e di là? Alla fine della fiera ho scritto a Giacaru appunto del team dello Straw Harvest, di BM, di quello che volete chiamare, e gli ho chiesto un attimo spiegazioni. Praticamente cosa succede barra è successo? È successo che quando voi inserite la Straw Harvest add-on, praticamente il pellet sovrascrive i fruit type extra che sono già presenti nella carriera, in un salvataggio, quello che volete. Quindi praticamente tutto quello che c'è a terra extra, e quindi appunto in questo caso il pastone, si trasforma in pelle di paglia. Quindi io mi sono trovato la trincea piena di pelle di paglia. Non che sia un lato negativo, però porca miseria, mi sono perso tutto il pastone, no? E cosa ho dovuto fare? Ho dovuto praticamente ho usato tutto il pellet che era qui sotto. L'ho consumato praticamente tutto, l'ho buttato in centrale. Adesso, come ben vedete in alto a sinistra, non vedete la percentuale perché non è inserita. Io adesso sto giocando senza Straw Harvest perché appunto devo, prima di riutilizzarla, finire e togliere tutti i fruit type extra che sono a terra, quindi il pastone. Dopodiché posso reinserire la Straw Harvest e andare tranquillo a fare tutte le cose come ho sempre fatto. E niente, è successo un po' questo inghippo qui, e adesso l'unica soluzione è, prima di riutilizzare la Straw Harvest, anche perché devo utilizzarla perché ho il pellet, devo anche comprare la Premo, se non posso rimanere senza, devo prima, ragazzi, togliere via tutto il pastone, e quindi me lo devo andare a vendere tutto quanto. Adesso qua ho già iniziato, ho già il Daimler pronto e lo sto caricando e basta. È successo un attimo sta cosa qui. Basta, volevo dirvi un attimo che se vedete un casino del genere, eccetera, sapete qual è il motivo. Mi ha detto Giacaru che la Jans sa di questo problema qui e lo risolverà nel prossimo capitolo. Sì, ho capito io, grazie, però adesso devo attaccarmi a sto cacchio e fare risolvere il problema da solo. E basta, niente, questo volevo un attimo dire cosa è successo. Dopo, ovviamente, quando tolgo, rimetto tutto quanto, torna tutto ok. Buenos, allora, quindi finiamo di caricare il Daimler, ragazzi, un attimo, devo un attimo vedere un secondino come siamo presi. Allora, il silo, sì ragazzi, non ho più venduto niente, cioè da quando, dallo scorso episodio, non ho fatto nessuna vendita. Abbiamo d'Orzon, abbiamo veramente una marea, quindi ok.
Qua di avena abbiamo sopra i 100.000, colza sopra i 100.000, frumento quasi 100.000, girasoli 88, soia 67, ma abbiamo già il campo lì in crescita, quindi ce ne verrà fuori un bel po'. Mais 110, io direi di fare un bel pieno con quello appezzamento che ho là di sopra, far secco e fare una scorta di granella, che poi appunto dobbiamo anche rifare tutta la, cioè rifarci una scorta di passone, quindi ci verrà un bel po' di mais. E niente, quindi andiamo a vedere chi ci dà di più il miglior offerente per il CCM. È il mulino della stazione, che è qual è? Che non mi ricordo più. Mulino della stazione, mulino per grano, montacariche filando, questo qui sotto qui. Bon, perfetto. Quindi ragazzi, finiamo di caricare il Daimler. Andiamo al mulino, scarichiamo, andiamo un po' di pastonazzo. Veramente ragazzi, mi è venuto freddo quando mi sono visto la trincea riempita di pellet di paglio. Ho detto: ma che cavolo è successo? E basta, va bene, abbiamo risolto, abbiamo visto, abbiamo capito. Perché qua, ragazzi, trovare il problema in farming, cioè nel senso scoprire da dove esce il problema non è mica facile. Quindi a posto. Non ho neanche messo su il sovrasponde al Daimler, va bene, pazienza. Sì, qua adesso devo andare avanti, devo svuotare tutto, sperando non vengano fuori altri casini. Sperando non vengano fuori altri casini, perché qua ragazzi il bug è sempre dietro l'angolo con farming. Occhio. Anche ogni tanto il plane lì del Daimler si bugga anche quello. Ogni volta ce n'è una. Vabbè, l'importante è che risolviamo, facciamo andare tutto a posto. Dovevamo anche quasi essere pieni in teoria. Ok, io ragazzi che faccio l'ultimo scarico, cioè faccio questo scarico qui e poi vi lascio, e questo non è l'episodio XXL, quindi andiamo a tagliare un attimo corto. Avrei voluto farvi vedere un po' di trebbia, ma come ben avete visto siamo dedicati ad altro questo episodio. Bon, dai, ok, siamo full, quindi lasciamo qui la Torion, che tanto poi dobbiamo svuotare tutto quanto e via. Bene, 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 quindi prendiamo il nostro bel 936. Fuori di là. Ok, avete visto ragazzi che sono uscite le nuove RTX, le serie 3000 dell'Nvidia. Mamma mia, mamma mia, che schede, che schede, che schede. Veramente, cioè, discorso sì, sono quelle nuove, ovviamente tecnologia nuova, tecnologia Ampere, e hanno visto i bench della 3080, che sarà penso la best buy della serie. C'è anche la 3060, 70, forse 70 Ti, anche la 3090, che in realtà è una Titan da gaming, praticamente, perché è una roba fuori di testa. E niente, Nvidia praticamente ha spiazzato completamente la serie 2000, cioè fate conto che la 2080 Ti, l'ex ammiraglia Nvidia, che appunto era over 1200-1300 di costo, 1200-1300 euro. Ora la 3080, che ha un costo che va dai 700 agli 800, dipende ovviamente se prendete Founders, se prendete Custom, eccetera, e anche che Custom, perché tipo dell'Asus c'è la TUF, c'è la Strix, eccetera, c'è costi diversi. Però appunto con quel prezzo lì, ragazzi, la 3080 ha prestazioni che vanno oltre il 30 barra 40% in più della 2080 Ti. Cioè, il possessore della 2080 Ti se la sono presa veramente in quel posto, perché cioè ormai non basta, la serie 2000 è morta, finita completamente.
spiazzata, spiazzata. Ho visto appunto i bench, ragazzi, c'è la pelle d'oca, sia in gaming che in produttività. Cioè, basta, è finita, finita veramente. E una bella botta per chi ha preso le serie 2000. Una bella inculata, se così si può dire. Mamma, mamma. Però anche Nvidia ha fatto un po' un colpo gobbo, eh? Cioè, nel senso, butta fuori una serie 3000 così a distanza di un anno, cioè diciamo un anno, perché poi dopo le serie 2000 sono uscite anche le super, cioè serie 2000 super, quindi un'altra serie in più. Un attimo solo, ragazzi, che qua dovrei far, perché poi non riesco più a fare la curva, andare giù di là, non ce la faccio. Dovrei fare una manovra. Vabbè, intanto scarichiamo. Poi vi dico quanto sarà la resa in totale che mi ha fruttato il pastone, la vendita del pastone. No, qua mi ammazzo, far manovra. Qua mi ammazzo, far manovra, ragazzi. Cioè, far manovra, andare giù di qua a sinistra. No, devo tornare indietro. Dai, intanto, ragazzi, un Daimler, un carico, ben 63.000 euro. Siamo quasi ripagati il Titan e il Vaschieri. Allora, manovra che si può fare, che posso fare? Facciamo così. Buttiamo il muso di qua. No, non mi fido, non mi fido, non mi fido andare di là. Buttiamo il culo di qua. Ripassiamo e via, a posto. Ok, sì, dicevo che veramente Nvidia ha fatto un po' un colpo gobbo con questa serie 3000. Cioè, nel senso, colpo gobbo ha fatto strabene perché ha buttato fuori una scheda veramente sì, con prezzi tra virgolette irrisori per le prestazioni che offre, però non così a poca distanza dalla serie 2000. Vabbè, comunque così. Sì, però ovviamente, ragazzi, c'è una serie 3000, una scheda video così ha anche bisogno. Non è che tipo io non potrei fare upgrade con una 3000, perché non posso usare un i7 di settima generazione, sesta generazione con una scheda video del genere, perché poi si ha bottleneck a manetta, cioè la scheda video lavora, però tutto il resto rimane indietro, quindi questo per dire che ci vuole anche una certa RAM, un certo processore, ci vuole tutto un conglomerato, diciamo, fatto ad hoc, cioè nel senso nell'assemblaggio dei computer non ci deve essere un componente hardware che va il triplo di un altro, devono essere tutti alla pari, che tutti lavorino ugualmente, altrimenti uno resta indietro, no? E quindi non si ha guadagno, non si ha guadagno nelle prestazioni, anzi, quindi così. Questo per dire che ci vuole anche un PC con i contro cazzi, per concedermi il termine, per far girare anche al massimo schede così. Poi ovviamente, ragazzi, stiamo parlando di schede che vanno per chi gioca 1440, 2160, via 8K, cioè la 3080, sì, riesce a far girare 8K 60, e sì, voglio dire, per chi va sopra risoluzioni mostruose, io gioco in 1080, cioè non, una serie 3000 è super mega iper sprecata, ma non la comprerei mai. Non lo comprerei mai per un 1080, assolutamente, assolutamente, è buttata via, veramente, buttata via. Comunque così, adesso vedremo. Sono curioso di vedere anche i bench delle prossime. Ma scusate, giro di qua, se no di là faccio un casino. Questo dumper qua, ma già faccio, sì, via. E così, ragazzi, così, bene, bene, bene. Beh, ditemi se qualcuno che è in ascolto la comprerà una serie 3000, che magari mi dà il feedback. Poi stiamo parlando comunque di schede per il gaming nuovo, next gen, chiamiamolo così. E sì,
parliamo di robe tipo DLSS, ray tracing, eccetera, cioè tolti quelli, ragazzi, quelle schede là fanno fotogrammi che ciao, però appunto quelle schede lì servono per far girare tutte quelle opzioni lì, quelle nuove cose grafiche, ovviamente risoluzioni più alte, ma per il resto, ragazzi, io sono più un po' per l'esperienza che mi dà il gioco, più che la, diciamo, di vederlo, ecco, ok, va bene la grafica, però stiamo andando un po'. Buon, basta, chiuso, ragazzi, se no vado avanti a fare discorsi che non finiamo più. Bene, io spero vi sia piaciuto questo episodio. Fatemi sapere, ragazzi, se qualcuno ha provato la stalla, quella che vi dicevo. Io adesso non so se ce l'ho inserita. No, l'ho tolta via. Sì, non l'ho neanche selezionata perché era qua. No, vabbè, niente. Se avete provato quella della, sempre della Global Company, quello con la GEA, il mix feeder, eccetera, e se magari sapete un po', dimmi come funziona. E basta. Detto questo, io procedo con le trebbiature. Vedo un attimo cosa fare. Adesso nel prossimo, appunto, penso vedrete l'Oxerion. Adesso, oltre all'Oxerion, vedrò anche di far partire il cantiere di bietole e patate. Io finirò con le tame e tutto quanto. E basta. Quindi sarà il prossimo, sarà un episodio XL. E quindi andremo un po' fuori tempo, anche se penso che già con questo sarò abbastanza in là. Bene, ragazzi, io spero di non dover far passare altri 2 mesi per farvi il prossimo episodio. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Vi saluto e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao ciao!